Sono solo zampe di gallina. Guarda. Guarda là. Tu stai perdendo la schiena, sono 6 ore che sta qua. Guarda. Vi presento Tui da versione contadina a versione party. Eccoci quasi pronti a lasciare la nostra candela. Stai aspettando il tuo turno? Bravo. Quanta roba hai comprato? Tui, che è sta roba? Ha comprato tutto l'occorrente per fare sei, diciamo, fiori galleggianti, perché oggi è il giorno del ringraziamento dell'acqua e quindi invece di comprarle ho deciso di farle a mano. Vuoi vedere? Ah, queste sono le foglie di banana. Questa è la base sempre di banana per fare in modo che galleggi, perché queste poi vanno lasciate tutte nei fiumi, nei laghi, i fiori. Quindi adesso li compone, non so come, e stasera dobbiamo andare a Naicarna, al laghetto, a lasciarle lì, a chiedere scusa all'acqua per tutti gli sprechi che facciamo giornalmente. A questo punto ci mettiamo anche un pensiero negativo e lo mandiamo via. Che strano, eh? Ah, ok, ho capito. Ah, diceva che ovviamente è tutto green perché poi questa roba si decompone e diventa acqua, si diventa cibo per i pesci. Ecco la base, 100% banano. È passata già un'ora e non ha fatto neanche 2 candele, deve fare 6. Praticamente per 6 candele penso che ci impiegherà 3 ore, anche di più. Quanti di noi occidentali avrebbero la voglia di fare tutto questo? E dopo 3 ore abbiamo Tui ancora qui, avrà il sedere ancora più piatto delle asiatiche, poi vi domandate perché ce l'hanno piatto, eccolo qua, perché fanno fiori. Tui sta perdendo la schiena, sono 6 ore che sta qua. Finalmente, dopo mezza giornata, Tui ha finito 6 candele, 6 ore. Prove generali in piscina per vedere se galleggia. Se va a fondo penso che piange. Ok, dai, work. Dopo la preparazione dei fiori a Tui è venuto un languorino di zampe di gallina fritte. Adesso sta vedendo su Grab, che sarebbe diciamo il nostro Uber. No. Zuppa di zampe di gallina, signori. Sono arrivate le tue zampette di gallina? Eh? È arrivato o no Tui? Ecco che arriva il corriere con le zampette di Tui. Eccole, dai. Contenta? Sei felice? 131 baht. 131 baht, quasi 4 euro. Prima mi ero tagliato sto mango, ma è di un aspro unico. Dice che ci sono delle varie versioni.
ecco, c'è quello dolce e quello aspro. Ecco, quella. Oh, gente, vedo le zampette, che carine, eh? Che odorino! Praticamente sono solo zampe, non c'è neanche, non ci sono neanche noodles o riso. Sono solo zampe di gallina. Guarda là. Vabbè, va, come fa il caffè. Signori, vi presento Tui, la versione contadina a versione party. È un'altra persona quando si trucca, un po' come tutte le thailandesi. Mamma mia, ragazzi. Allora, il nome di questo festival thailandese è Loi Krathong, giusto? Loi Krathong? Ok, e praticamente consiste nel comporre una specie di vaso di fiori, una composizione di fiori galleggiante, dove sopra di esso vengono messe delle candele e vengono lasciate praticamente in laghi e fiumi, e simboleggiano il ringraziamento della dea dell'acqua. Quindi è una sorta di... Ed è come se si volesse chiedere scusa a tutti gli sprechi d'acqua e ringraziare appunto la dea dell'acqua. Se non sbaglio, ha origine in Cina ed India questo festival. Quindi adesso andiamo a mangiare a un ristorante e poi andiamo a fare questo rito, veramente molto sentito. Perché ti vesti carina in questi avvenimenti e quando stai con me sembri una scimmietta? Ah, ancora più bella. Eccoci quasi pronti a lasciare la nostra candela nel lago qui di Naihan. Ecco anche il piccolo Leo. Allora Leo, sei pronto? Sì. Ringraziamo la dea dell'acqua. Stai aspettando il tuo turno? Bravo. Ecco i bambini che cercano i soldi dentro le composizioni di fiori. Ditemi se questa culla non è una cosa incredibile. Non è finta, c'è il bambino che dorme. Che spettacolo. 20 years, you'll still be the one I'm chasing. Cloudy days, little bricks, wooden world.